Rieccomi a voi, cari amici, con questa videonota della serie Mode e modi della comunicazione per farvi aprire gli occhi sulla realtà attuale. Chi vi parla è uno che gli occhi li ha aperti tardi, ma proprio per questo li ha più aperti di molti altri, e per darvi almeno un'idea di come sarà il mondo delle comunicazioni del terzo millennio. Vi ho parlato l'ultima volta dell'Internet of Things, l'Internet delle cose, che comprende i diversi oggetti elettronici di cui disponiamo e che comunicano direttamente e automaticamente tra loro, rendendo più semplici molti processi quotidiani del nostro vivere, consentendoci di dedicarci ad attività culturali, ad esempio, oltre che al lavoro, senza contare che lo stesso concetto di lavoro sta cambiando, non dovendo più essere sinonimo di frustrazione, sacrificio, sudore, si è reso in gran parte telematico e automatico, almeno nelle cose che sono ripetitive. Questo prelude a un business enorme per le imprese che investono nell'innovazione tecnologica, un business che non riguarda solamente le infrastrutture di telecomunicazione e le comunicazioni elettroniche, ma anche e soprattutto le nuove applicazioni e l'uso dei dati che viaggeranno in rete. Dovranno sparire a poco le barriere tecnologiche con la definizione di standard condivisi, barriere che ancora resistono a causa delle privative industriali. Persone e macchine interagiranno con un sistema centralizzato che garantirà la connettività e l'accesso mondiale alla rete. Ma quale sarà, secondo voi, in questa ottica di cambiamento ed evoluzione, l'elemento fondamentale dell'Internet of Things per svilupparsi? Pensate che sia solo l'elemento tecnico o tecnologico? Niente affatto. Resta infatti l'elemento umano fondamentale della creatività, proprio quella creatività che promuovo in modo condiviso con il mio centro culturale Candide, che significa anche nella sigla delle tre C, creatività, appunto, condivisione e conoscenza. Solo l'ingegno umano potrà infatti combinare le nuove tecnologie con i processi produttivi per questa nuova rivoluzione industriale, creando il massimo di benessere con un minimo di investimento in favore della collettività. Ma l'Italia a che punto è? Ci sono già molte imprese che colgono nell'iperconnettività la leva principale per innovare e trasformare le proprie risorse e strategie. Nella pubblica amministrazione e nella sanità si notano già i processi di sviluppo e di velocizzazione delle pratiche. Ma guardiamo anche alla videosorveglianza, al monitoraggio del traffico, ad esempio, alle soluzioni di telemedicina, ancora in gran parte inesplorate. Avete sentito certamente parlare di smart city e di reti elettriche intelligenti. Anche se rispetto ad altri paesi europei siamo indietro, l'impegno delle istituzioni e delle imprese italiane è già in atto. Un problema connesso all'iperconnettività è poi quello della sicurezza. È importante che gli operatori, sia pubblici che privati, considerino la sicurezza alla base dei loro progetti con la stessa importanza dell'affidabilità dei dispositivi e delle nuove applicazioni. Certamente lo scambio sempre più rapido di informazioni favorirà anche la co-creazione da parte di community di utenti e produttori, realizzandosi così barlumi dell'auspicata intelligenza collettiva che sostituirà i grandi geni individuali del passato. Insomma, il fenomeno delle interconnessioni tra cose e tra oggetti e persone risulta essere già un mercato promettente in crescita per tutti quegli imprenditori che vogliano innovare. Non ci resta quindi che abbracciare fiduciosi un futuro già presente che ridisegnerà l'intera esistenza dell'umanità, come vi spiegherò meglio nella successiva videonota. Big hug, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima.